Benvenuti al webinar di oggi, nostro primo webinar in assoluto, quindi oltre che una grande gioia c'è anche un'emozione. Il webinar di oggi è intitolato Orientamento ante post laurea, il futuro tra tradizione ed innovazione. Contento. Sono contento intanto perché abbiamo inaugurato una formula nuova, quella di un convegno a due persone, quindi quella di un convegno diverso dai soliti. Io sono abituato a partecipare ai convegni, sia come relatore, sia come normale ascoltatore. Il problema è che quando si parla tutti di una stessa materia, magari 5, 6 o 7 relatori, si finisce un po' per far addormentare l'elettorato, per quanto bravi possano essere i relatori. Questo nuovo format, questo convegno, questo dialogo a due persone, invece a mio modo di vedere, permette di creare una formula da un lato più elastica e che dall'altro permette di conoscere meglio poi il singolo interlocutore. In secondo luogo, volevo dire che che poi, ripeto, rientra in un ciclo settimanale di webinar che noi svolgeremo, avrà proprio lo scopo di far sì che oggi vengano chiariti degli aspetti importanti, sia della privacy in generale, ma anche degli aspetti che possono sicuramente incidere, o meglio essere influenti sicuramente, su quello che starà l'esame di abilitazione degli avvocati. E permettetemi di fare un piccolo inciso anche su questo esame di abilitazione degli avvocati. Io ne approfitto perché i webinar sono anche delle vetrine dove noi possiamo anche manifestare i nostri pensieri e soprattutto portare avanti le nostre idee come sempre facciamo. Oramai non so cosa più può aspettare a questi ragazzi, a questi studenti, a questi colleghi che devono sostenere questo esame di avvocato. Io voglio fare un appello agli organi competenti, al Ministero, che si possa effettuare questo esame senza più intoppi, perché non è normale, non è assolutamente normale che dei professionisti, dei colleghi, soggetti che hanno fatto sacrifici e ne stanno facendo ancora, devono subire queste umiliazioni. Non è normale. Al più presto la luce, la nostra Costituzione essere rimessa al lucido per poter fare bella mostra di sé nei secoli dei secoli. Non dico amen perché non mi viene. Noi la ringraziamo, onorevole, per averci dedicato questo spazio temporale, ma soprattutto per averci fornito, ecco, la sua ricchezza culturale, il suo bagaglio culturale, le sue osservazioni, ma anche i suoi preziosi consigli. Infatti crediamo tanto nel confronto ed è per questo che infatti siamo molto attivi comunque in questo progetto, in questa attività di divulgazione di webinar che appunto rappresentano comunque un momento di studiare tanto, incuriosissima, ecco, affidarsi magari anche a delle guide che possono poi supportare e guidare, orientare appunto poi lo studio che molto spesso può essere di vaste dimensioni. Praticamente oggi chiedo al Presidente Raffaele Torrese e alla Presidente Giusy De Rosa e all'Avvocato al Direttore Scientifico Savarese di volerci dare una mano nel comune interesse dell'integrazione e inclusione sociale che, ripeto, come ho detto in premessa, è indispensabile attraverso l'associazionismo e il terzo settore, stante purtroppo una carenza da parte dello Stato. Soprattutto in questa emergenza pandemica, dove andava rafforzata l'attività educativa e invece purtroppo si sono registrate soltanto delle carenze che impongono il nostro intervento. Assolutamente, è un'iniziativa davvero molto bella, dallo scopo nobile. In realtà devo sottolineare, devo ammettere che comunque l'avvocato Papais è solito essere autore di davvero iniziative molto interessanti e belle. Io ovviamente a nome della mia associazione Comunicare Liberi do il pieno appoggio,
siamo davvero molto entusiasti e passo. Sono le competenze di un ente parco e gli scopi di un'area protetta? Allora, le aree protette chiaramente hanno come obiettivo principale, nascono per la tutela, è vero, del territorio, dell'ambiente, ma soprattutto della biodiversità. Quindi parliamo di una tematica molto ben precisa di flora e di fauna. Serve avere quei determinati titoli, quindi io dubito che si possa, diciamo, intervenire in quel concorso, lo dico onestamente parlando, ma proprio perché il lavoro che ci ha portato a raggiungere questa sintesi è stato complesso, ma soprattutto non era scontato per come si erano messe le cose in Consiglio dei Ministri, ecco, quindi il testo è stato totalmente stravolto rispetto a prima, dispiace perché questo è un concorso sicuramente importante. Assolutamente, io adesso ripasso la parola all'avvocato Torrese che ha una domanda da porre. Prego, avvocato. Allora, intanto ringrazio anche per l'onestà, l'onorevole, adesso che ci ha detto questa cosa sul concorso ufficio del processo, senza fare finte promesse, sì, vedremo, faremo, diremo. Ci ha spiegato che già il risultato ottenuto è frutto di una sintesi e quando si arriva a una sintesi poi non si può cercare di andare oltre quanto si è ottenuto, ed è giusto così. Ho un'altra domanda sui recenti concorsi pubblici. Lei sa che noi ci occupiamo di formazione per concorsi pubblici, quindi siamo molto sensibili e molto attenti alla materia. La domanda che le pongo è questa: non credo della sua partecipazione a questo incontro. Io, come sempre, faccio i saluti iniziali, saluto in primis ovviamente tutti i nostri studenti che oramai ci seguono appassionatamente al di là dei corsi formativi, proprio in questo percorso di webinar che abbiamo introdotto nella nostra scuola e che si svolgono una volta a settimana, dove si approfondiscono temi interessanti. E questo è un tema molto particolare. È un tema molto particolare perché il centro ha deciso di avere, il centro studi Calamandrei ha deciso anche di iniziare un po' a intraprendere questo percorso legato anche agli eventi collegati a questi due aspetti, moda ed eleganza, perché abbiamo deciso proprio attraverso i nostri eventi, o meglio attraverso determinati eventi, pandemia a parte e Covid permettendo, di inserirci anche come enti coorganizzatori o promotori, soprattutto sostenendo degli scopi importanti collegati a questi temi che sono quelli della beneficenza. Noi abbiamo avuto il piacere di analisi e approfondimento di una serie di tematiche appunto di diritto ma anche collegato al mondo sociale. Cioè noi vogliamo con questo format creare una vetrina di dialogo e di approfondimento e perché no anche di diciamo crescita professionale e sociale, dove tanti studenti che poi alla fine sono anche cittadini riescono attraverso questi webinar che sono completamente gratuiti nel conoscere, nel poter approfondire determinate tematiche. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, i nostri studenti sempre con particolare attenzione, e come sempre io vi invito a restare connessi sulla nostra pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2021 per tutti i prossimi appuntamenti, per le prossime novità.